Buonasera, bentornati con i talenti top 100. Come c'è Alessandro 96 Ale? Bella raga. I'm Eliminator 94. Bella. Gioscigno. Bella. Ciao a tutti e ospite speciale di oggi, Scloppa, benvenuto tra noi. Uè, carissimi. Oggi siamo in tantissimi, speriamo di non fare troppa confusione, ma credo verrà anche una puntata molto interessante. Un'altra intervista al top 100, sei arrivato 86esimo al mondo, 38 vittorie, comunque un'ottima settimana. Ovviamente già sappiamo che avrai dei rimpianti, perché come ogni volta che intervistiamo un 38 dice vabbè, quella potevo far meglio, sempre così immagino, no? Ah, in effetti stavo 16 vittorie e 2 sconfitte, non pensavo neanche di arrivarci in top 100. Ah, quindi... È buono così. Non avevo alcuna pretesa questa settimana. È andata bene però. No, perfetto, quindi sono soddisfatto. Una top 100 insperata. Ricordiamo come ti sei fatto 22 vittorie di fila, quindi alla fine. Sì, mi sono fatto 30 partite tutte domenica, tra l'altro. Quindi poi ci darai anche ammassata. Ci darai qualche consiglio su come gestire meglio le partite, anche se visto che te ne sei lasciate tutte le domenica, non so se proprio sono un pazzo. Sei il migliore proprio a consigliarci queste cose. Allora, le partite più interessanti stavamo vedendo qua, c'era sicuramente anche questa qua contro un fuoriclasse 1, che diciamolo subito, vabbè, avevi vinto 2-1. Ma... sì, è stata una partita chiusa comunque, quindi c'era poca roba da vedere. Era molto interessante dal punto di vista dello spettacolo. Sì. Però vabbè, 2-1, partita combattutissima. Ma la partita più interessante scelta da te è questa contro Amara Beef Afro, che è un pro player, ci dicevi. Sì, ma scusa svedese se non mi sbaglio. Si chiama proprio Amara Beef, bravo lui. Che vabbè, non facciamo fare eventi live, insomma, bravo. Non facciamoci ingannare quindi da questo oro 1, perché lui ha semplicemente fermato perché sta a 25-4. Sì. Dopo che ha giocato contro di lui, ha detto guarda, dice no, vabbè, non sono all'altezza. Sì, ma questo è spoiler, voglio andare. No, non devi dire i risultati. Vabbè, che hai fatto 38 e vi rovinato un video. Hai rovinato un video intero, vabbè, scartiamo tutto. Vabbè, che però, per i più intelligenti, se stavi 28-2, hai finito a 38. Sembra abbastanza ovvio che hai vinto. Però non tutti ci hanno pensato a questa cosa. E vabbè, a questo punto andiamo a caricare le play. Per prima cosa, intanto andiamo a vedere le formazioni. La tua, che ci ha anche gentilmente inviato tramite il tasto share. Questa qua, bellissima pure da vedere, con le solite ormai 5 leggende messe nel 4-3-3. E in modo che puoi ibridare qualsiasi giocatore con intesa 10. Esatto, fatto apposta. E quindi magari ci puoi anche dire la scelta di giocatori. Ogni giocatore che hai scelto, secondo te, è il migliore nel suo ruolo? Per quello ne hai presi, non so, Ronaldo, Bale, Alexandro, Walker. Inizio dalla porta magari. No, vabbè, la porta che vediamo già rossa. Vabbè, quella è rossa e quindi lo uso, sempre. Terzino destro invece uso Walker. Non uso neanche quell'upgrade perché penso che quell'83 sia già abbastanza forte. Ho provato anche Versalico 84, ma mi trovo bene con Walker rispetto anche a tutti, anche a Valencia. Preferisco Walker. Sono d'accordo. Difesa a Ferdinand Prime, che per me è il difensore più forte del gioco, sicuramente. Blanco 89, penso che lo cambierò appena avrò un po' di crediti. Pensavo di prendere Maldini 92. Magari scende, dato che oggi uscirà il Prime, molto probabilmente. Pare di sì. Ah, ti posso chiedere una cosa? Ho visto che l'SBC di Blank costa praticamente quanto Blank 89. Non conviene fare questo piccolo upgrade? Ma secondo me no, perché ha delle statistiche simili. E comunque, appunto, sono altro difensore da prendere. Ah, quindi sì. Maldini, appena avrai dei crediti, passerai a qualcosa di meglio. Sì. Esatto. Prendere, perfetto. E invece del sinistro c'ho Alexandro. Normale. Penso che prenderò quello là, Fatto Gloria, appena avrò qualche che è leggermente meglio forte. Sicuramente sì, mi piace molto di più rispetto a tutti i terzini del gioco. È roccioso. Di De Gea mi ha incuriosito questa cosa, che molti non hanno parlato benissimo di De Gea 92. Tu ovviamente ce l'hai rosso e lo usi, ma molti addirittura preferiscono il 90, che dicono che è più buggato. Sì, può essere. Molti dicono così, però sinceramente sì, io ci credo, perché anche al mondiale hanno usato il 90. Io uso semplicemente il 92 perché ce l'ho gratis, se no proverei pure il 90. Poi se devo buttare qualche credito, mi sa che lo proverò pure io. Vabbè, alla fine a me va bene così. Ricordiamo anche la tua rosa, un valore di quasi 11 milioni, poco più di 10,8. E alla fine 200.000 per un portiere ci possono pure stare, dai. Anche se c'è il 92, giusto per provarlo. Sì, però adesso ce l'ho in banca i soldi. Poi magari li userò per altro. Ah, c'hai pure dei crediti da parte che stai cercando. Sì, dovrò accumulare dei soldi. Devo cambiare Nainggolan. Comunque è fortissimo a centrocampo. Sì, per prendere. Però devo prendere Kanté, Toti oppure Mataus 91. Non è male. Ma io comunque, forse prenderei Kanté.
Tritone Prime. Ah, invece sono uscite quelle annunciate? Tre, diciamo, quelle annunciate già da una settimana. Molto lascio bene. Lascio 14 sfide per Ronaldo, di cui 4 icone. Molto bene. Non immagino neanche quanto possa costare, però ho già paura di incontrarlo almeno 40 partite su 40, quello in prestito questa settimana, già lo so. Li hanno messi pure in prestito. Sicuro. Cioè, ora vi dico subito perché sono andato a controllare. Ma tu muori come cazzo gioca. Sicuro. Sì, vabbè. Ma sono usciti anche in prestito. Tutti perfetto, e tre. Perfetto. Sì, magari costa pure 10k per farli, 10k ciascuno per, bene. No, per prendere. No, fortunatamente almeno per Gullit e credo anche per Ronaldo. Vabbè, sono usciti da poco, quindi magari ci stanno ancora poche soluzioni disponibili. Dopo vedremo meglio. 84 di valutazione sia per Gullit che per Ronaldo. Ok. Invece finiamo di commentare la squadra. Allora, Meraingolan diciamo probabilmente però tra quelli oro è il migliore. Ora non so io questa preferenza particolare. Sì, mi piace molto perché c'ha il work rate alto, quindi ha intensità al massimo sia in attacco che in difesa, quindi mi trovo a correre per il campo, insomma. Però il problema è che comunque non ha un bel piede, quindi sbaglia qualche passaggio. Sì, poi tre piedi debole. Sì, esatto, pure tre piedi debole, però non è un problema, mi sono trovato bene. Vabbè, per quello che costa arrivare assolutamente tutti i crediti. Le ali, vabbè, Ronaldo neanche lo stiamo a commentare, probabilmente il giocatore migliore del gioco. Vera neanche, cioè fortissimo. Sì, vabbè, quello ormai lo vediamo sempre. Sì. Io dicevo Cristiano Ronaldo. Sì, invece le ali, Harry e Bale, che comunque sono alti, sono rocciosi, corrono, e quindi trovo bene con loro. Spesso vediamo Bale, il Bagatti al posto di Bale, però, che ne so, un Lozano o un Alessandrini non ti piacciono? Preferisci Bale? Sì, mi piacciono, ma preferisco metterli a gara in corso. Ah, ce l'hai in panchina. Questa Weekend League, sinceramente, sì, ce l'ho tutti e due in panchina, infatti. Mm-hmm. Questa Weekend League ho provato Bale, che comunque l'ho usato, mi sa, verso dicembre. Poi ho preferito usare Son 86 con 7 intanto intesa. Vediamo Bale, 4 giocatori in panchina, infatti. Come mai questa scelta di 4, di solito sono 3, non cambia nulla. Dipende dalla partita, magari se devo attaccare oppure mi devo difendere. Di solito faccio questi cambi qui, tolgo Harry e metto lo Zano 84, tolgo Bale e metto Alessandrini. E se devo difendere tolgo Nainggolan e metto Milinkovic-Savic. Che pure questo c'è il rosso, vedo dalla foto. Sì. Esatto, sono 86, ce l'ho rosso e decido in base alla partita se metterlo o meno. Molto se bene. Recuperare. Andiamo a vedere la formazione del tuo avversario invece, pure lui un'ottima squadra, alla fine 5 leggende e un Toti, direi che comunque è un'ottima squadra anche la sua. Lui con praticamente la stessa difesa, Blank, Ferdinand, Walker, però Roberto Carlos terzino sinistro. Io addirittura mi permetto di dire che probabilmente in fase difensiva Alexandre è molto meglio, più alto magari, sì. Prende, vince i contrasti di testa, quello è la differenza. Magari come crediti sono un po' sprecati tutti questi soldi per un terzino sinistro, l'altra volta pure dicevamo. Poi la versione buggata, quella di De Gea, 90. Fabinho qua in mezzo a quattro leggende poteva mettere qualsiasi giocatore, anche lui, ma ha preferito Fabinho. Ha messo Fabinho per fare intesa con Neymar. Aspetta, quindi... però questo modulo 4-5-1 mi dà che il centrocampista centrale non fa intesa con il centrocampista sinistro. Dai, terzini che fanno intesa con l'esterno e l'esterno che fa intesa con il COC, con la sinistra. Sì, esattamente, sì, questo qua. È così, usava Fabinho, mi sa, COC a sinistra, se non mi sbaglio. No, allora c'è un'orega perché qua mi mette Fabinho CC. Anche a me. E quindi no, allora, poteva mettere qualsiasi giocatore, poteva infilarci anche lui in Nainggolan, probabilmente gli piace Fabinho, che ne sai? Ah, può essere, poi. Ah, giusto, perché c'è Roberto Carlos, giusto? Siete che avrà fatto la sfida, allora. Gli piaceva Fabinho, vabbè. Sulle fasce abbiamo detto di Neymar, comunque anche quello 92 è un ottimo giocatore. Salah, probabilmente io come al solito ci metto il 90, ma è quello 92, quello delle sfide sicuramente. Abbiamo messo una votazione 94, però sempre per motivi di crediti ci metto quello 90. Le leggende sono Henry Prime 93, che anche tu, e Gullit 86, che però non è che si vede tantissimo, non no, so se non so se vale, se merita questa versione di Gullit. Tu l'hai provato? No, mai provato. Preferito andare allo step successivo, ho provato il 90. L'unica pecca dell'86, io che l'ho provato ad inizio gioco, non so con gli ultimi update, è che se si usa la tattica che usano moltissimi pro, cioè di aggredire l'avversario al 70esimo, se non anche prima, bisogna sostituirlo. Perché non ha stamina. Pecca tantissimo di resistenza. Che è un problema comune. Ormai hanno tutti una stamina altissima, e se giochi da giocatori con poca stamina. Tranne Kakà. Vabbè, ma Kakà non credo sia un giocatore così competitivo.
Non so se qualcuno lo usa lì agli alti. Vabbè, e poi De Bruyne Toti, che è un giocatore che mi fa impazzire, perché praticamente ogni tiro è un gol con De Bruyne Toti. Ora non so questa partita com'è andata, però andremo a vedere se è forte. Se prenderà i gol da De Bruyne. Vabbè, passiamo alla parte tattica, aspettiamo che parte il pallone e andremo a commentare anche gli schieramenti tattici. Poi se ci vuoi anticipare, se guardi lo schema dell'avversario prima di scegliere il tuo, o cerchi di imporre sempre il tuo gioco. No, io gioco sempre con il 4-4-2. Ok, con lo Iene, quindi non la cambio. Magari se non mi trovo bene, non riesco a segnare, metto il rombo stretto, se sto proprio in difficoltà. Andiamo a vedere, è partito il pallone. Sì, eccoci qua. Sì, continua. Oppure per difendere il 4-2-3-1. Oppure quando sto proprio sotto di uno due gol, di due gol, 3-4-1-2. Stavo dicendo, quel 4-4-2, visto che fai molto possesso palla, magari è un modulo apposta per questo tipo di gioco? Più che altro è un modo di giocare per la Weekend League. Comunque sì, non consente di andare molto veloci in alcuni frangenti. Quindi preferisco tenere palla e poi fare la verticalizzazione quando serve. Sfruttare sia le fasce che i tagli al centro, magari con 1-2 veloci. No, un modulo molto interessante che personalmente incontro un sacco di difficoltà quando incontro questo tipo di giocatori che giocano 4-4-2, però non si vede molto spesso. Come è molto utile per il pressing questo modulo. Che non avendo CDC hai un po' tutti i giocatori aggressivi, forse per quello. Sì, ecco. Comunque devi selezionare, bisogna difendere molto manualmente, più che con la CPU, che devi muovere i giocatori bene, se non li muovi bene ti imbucano questi. No, allora dopo faremo molto caso a vedere come switch i giocatori in fase difensiva. Poi, dall'altro lato. Il 4-2-3-1 con Salah e Neymar sulle fasce, De Bruyne trequartista, scelte abbastanza scontate e tradizionali, e Gullit là davanti alla difesa. Contro questo tipo di modulo va benissimo stesso il 4-4-2, oppure c'ha qualche controindicazione? Ah, personalmente qualche volta mi trovo in difficoltà io con il 4-2-3-1, però se riesco a giocare bene lascio il 4-4-2, anche quindi 4-2-3-1. Inizi e vedi come va a partita in corso. Sì, esatto, perché comunque mi dà qualche volta qualche difficoltà. Vabbè, soprattutto il COC, perché crea superiorità a centrocampo. Perfetto, però vediamo. Ok, andiamo a vedere la partita allora. Queste sono le maglie scelte da te, sei maglia dell'Inter, sei tifoso dell'Inter, quindi immagino. Sì, sempre. Ok, non commento questa cosa. Neanche che siamo magari conosciuti in parte. No, io non ho rivalità con l'Inter, però che so che gli altri due ospiti qua non... Io magari un pochino. L'avete fatto iniziare la partita? Sì, siamo al terzo minuto. Sì. Tu sì? Ah, terzo. No, vabbè, se no ti aspettiamo, intanto... vedo un'azione. Okay. È inguardabile Fabini. Sono al terzo, sono a 3:15. Vai. Vabbè, adesso noi siamo a 5:30. Ok. Allora, sì, come la storia di Achille e la tartaruga. Mentre tu ci raggiungi. Intanto un bellissimo cross qua per il colpo di testa di Ronaldo, siamo al settimo minuto. Se poi ti aspettiamo, premo in pausa. Ok, non sentiamo pure io, sentiamo Trento, dai. Perfetto, vabbè. Ci siamo, più o meno. Siamo lì, dai. Ok, ti dicevo, non è importantissimo essere sincronizzati al secondo, visto che comunque non è che facciamo la telecronaca, però facciamo qualche commento rispetto alla partita, ci racconti un po', magari perché hai fatto alcune scelte o perché hai difeso in quel modo, sei stato più aggressivo o hai scelto di attendere. Tanto vediamo qua sempre la palla da parte tua, che ti giri un paio di volte con... Ronaldo è il fenomeno. Vedo molto questo tipo di giocare che con gli analogici ti giri avanti e indietro, molto efficace quest'anno, giusto? Sì, soprattutto con i giocatori tipo Ronaldo, giocatori agili. Per mettere fuori tempo l'avversario lo uso. Sì, diciamo è... sinceramente in Weekend League fare troppe kill non serve, secondo me. Ah, come ci diceva il ragazzo ieri che... Ah, precisa domanda, quale skill usi? Nessuna, grande. La scuola la utilizzi tu? Vabbè, il drag back non è una skill, però dai, non è che... No, il drag back, tipo... C'è gente a chi fa le cose con la suola, la... Ogni volta che stoppa la palla usa la suola. È come questo, per esempio, con De Bruyne. Ogni volta riceve il pallone. Ha perso palla con Re, no? Non lo so, secondo me è una deformazione professionale. Sì, solo per essere più elegante, così, per far vedere all'avversario, guarda, sono forte. Sì, prima del passaggio sempre la suola, sì, vabbè. In particolare questo avversario, sì. È vero, sì. Perché magari se muovi con la sola, qualche volta ti escono dei passaggi più precisi. Ah, quello è vero, un modo sì. per questo molti lo spammano. Però a volte esagerano, soprattutto questo tuo avversario vedo che lo fa sempre.
E quindi sì, Beh, sarà un tic. No, no, beh, comunque, no, pare che dopo un po' ti viene in automatico dopo un po' che lo fai, eh. Cioè, prima di ogni passaggio lo devi fare. Esatto, lo ammetto, io anche lo faccio anche spesso. Lo ammetto. Però cioè, magari non è sempre fondamentale farlo. O per scaramanzia magari lo fa, tipo. No, ma che scaramanzia. Dico la verità, io mentre giocavo non me ne sono manco accorto perché sinceramente non. Stavi troppo concentrato. Sì, ma non ci faccio manco caso. Cioè penso solo a difendere, magari a giocare bene. Non, ma sì, figurati se devi guardare queste cagate. Sì, sì, ci faccio caso adesso. No, perché è particolare. No, è molto bravo e solido, c'è una bella difesa, quindi era difficile passare. E mentre lo dicevi, a proposito, ha segnato Henry. Ecco. Con un gol. Potrei rimpallino pure. Quindi. Vabbè, ci sta, dai, un po' di fortuna ci vuole anche contro questi due giocatori. Quanti tiro brutto sottolineerei di Henry. Tiro brutto la perché Henry a 4 di piede debole là è perfetto. Sì, però di debole là di che la pare. O meglio, Farma l'avrebbe parata sicuro. Esatto. Non lo so, però è entrata, quindi è quello che è importante. No, vabbè, stiamo scherzando. tranquillo. No, però. Ecco, mi sono scordato che ti stavo per dire. Però basta, niente male. Intanto vediamo la reazione. Ah, ecco cosa volevo dire. Secondo te sta giocando in difensiva il tuo avversario, almeno all'inizio di partita sullo 0-0. Sinceramente non lo so. Questa è una delle cose che difesa molto bassa. Ah. Tu quindi invece? Dire se gli avversari. No, no, gioco in equilibrata. Tu sempre equilibrata. Sì, ho fatto anche quando sto vincendo, non la metto mai in difensiva. Perché ho visto che alcuni tipi di giocatori si schiacciano. Fa un bellissimo 1-2 per Ronaldo. Fa abbastanza pure scolastico come 1-2. Sei riuscito a entrare nella sua difesa con un bellissimo passaggio. Ricordatevi che comunque le cose più facili sono quelle più efficaci. Assolutamente. Serve fare tanti basta giri, skill. Alla fine il buco non vuoi a volta a forza di muovere il pallone prima o poi lo trovi, dai. Questo abbiamo notato almeno questa partita. Che però se questa cosa però è veramente difficile essere pazienti 40 partite, ora ci vuole una grossa concentrazione e forza mentale che purtroppo non tutti abbiamo. Sì, soprattutto. Infatti ieri mi sono visto una partita che perdevo tipo 2-0 all'undicesimo, poi ho vinto 4-2, però... Ti sei innervosito in quella partita almeno? Poi? No, cioè era la partita dopo questa qui, partita dopo questa. Ho detto, ho giocato bene contro questo, vediamo. Figurati se non batto il prossimo. E invece... ho beccato 2-0 sotto tipo al 12esimo, poi devi essere forte mentalmente. Sì, soprattutto magari se vedi che l'avversario è sotto il tuo livello e ce la puoi fare a ribaltare la partita. E invece quella è una cosa che non penso, cioè non penso mai di essere superiore, devi pensare solo a segnare, perché quando penso di essere superiore perdo, è una cosa mia, non devo mai pensare di essere superiore all'avversario, devo solo dimostrare di esserlo, non dirlo. Anche se lo penso... No, questa cosa è importantissima. Sì, sì, è una cosa mia. Vabbè, non avevo fatto caso. Sì. Come il 60% possesso del pallone del tuo avversario. Non sembrava sinceramente vedendo la partita. Cioè, l'hai sofferta questa cosa? Credo di no. Perché non mi sembra. Sinceramente contro di lui no, però qualche volta magari la soffro. Però dipende dagli avversari. Alla fine devi solo capire come contrastarli. E addirittura qui al 45esimo ancora Henry stavolta ti ha dato una bomba alla sua terra sul secondo palo. Questa butta i guanti, si dice. Ma ti piace proprio questa esultanza? Dybala. Per un'intervista è particolare, però. Sì, diciamo che a Federico non è che stia molto simpatica. No, vabbè, non l'esultanza in particolare. No, lo sai che è successo? Vabbè, ora apriamo un attimo start a fine video tempo, si vediamo per le statistiche. No, ora vi spiego questa cosa perché non mi sta simpatica. Una volta ho perso tipo 7-4 e uno mi ha fatto 7 volte la Dybala mask. È un po'. Non è che era Elio. Magari. E allora lì è iniziato a odiare. Ditemi voi quando era iniziato. No, sì, ho messo in pausa per vedere un attimo le statistiche. Vediamo come i tiri nettamente a favore tuo.
5 tiri a 1, anche se solo due in porta, ma ricordiamo il palo gol non lo considera un tiro in porta. Esatto. Poi vorrei dire un'altra cosa. Sì. Io già lo conoscevo questo player, quindi sono andato 3-0 al primo tempo, ho detto che me ne frega, mo difendo, non ho più attaccato, cioè ho attaccato molto meno, ho cambiato pure modulo, se vai a vedere. E infatti stavo guardando proprio questo 4-2-3-1 con Ronaldo il fenomeno trequartista. Mi sono messo a difendere. Forse ho pure sbagliato, però alla fine 3 gol sopra devi difendere, secondo me. Quando sai che comunque soprattutto l'avversario è forte, se sai che te la puoi rimontare. Sì, esatto, 3 gol non sono niente, cioè, avevi già giocato quindi con questo ragazzo? No, non avevo mai giocato. Però di fama lo conoscevi. Non so se sì, lo conoscevo. Fai come me che magari quando vedi una squadra con tutti questi giocatori lo cerchi subito su Google avendo il computer vicino alla PlayStation. Ah, no, già lo conoscevo proprio lui. No, non li cerco. Ok, perfetto. Allora andiamo a vedere il secondo tempo. Non ci sono stati cambi di giocatori, ma solo dal punto di vista tattico. Ha messo lo Zano, mi sa lui. Ah, non si è accorto. Sì, sullo Zano sulla fascia destra. Perfetto. Sì, sì, sì. Quindi Fabinho è rimasto in campo. Vediamo qua ancora Walker che gioca con la suola. È uscito. Ah, pure Goretzka è entrato. Sì, dimmi. Ho preso Dybala. Quale Dybala? Ho preso Dybala, ma la scossa si con lui. Ah, ecco. Allora non giocheremo mai più contro. Perché se me lo fai 8 volte è erotico. No, per quello cambio, dai, massimo di 2. Meno male. Comunque andiamo a seguire la partita e adesso ti vedo fare un po' più possesso palla, magari ti ha dato fastidio il suo possesso palla. Sto al 53esimo, non so se... Ah no, io sto al 50esimo, allora aspettaci tu. Ah, okay. No, dicevo come una volta visto il suo possesso palla, magari hai cercato di farlo un po' di più forzatamente tu? Oppure no, non ti dà fastidio niente, ma non riesci mai a innervosirti tu? È una questione mia, nel senso io cerco di stare sempre tranquillo, soprattutto una cosa mia. Sì. Magari tipo se sto in party o cose del genere, o anche una cosa, cioè preferisco non commentare la partita. Riesco a giocare e basta, riesco anche a parlare di cose che non c'entrano niente con la partita, cioè non mi distrae. No, aspetta, quindi tu dimmi questa cosa. No, ti devo interrompere per forza. Tu riesci a fare 38 vittorie parlando in party di altre cose? Sì, esatto. Cioè, Ma come fai? Anche gioco con Cerdus in parte, parlo di cazzi miei, visto che... Ma io non so cosa fare. Fai 38 anche tu. Vabbè, mi accontento delle 30 vittorie, sti cazzi, però... Mi accontento. Cioè, io se non mi tolgo le cuffie, proprio prendo 5 gol a partita, quindi no, vabbè, questo è un problema mio di concentrazione. Ci vuole grande concentrazione. Infatti. Nel caso di Elio è derivata dal tempo, cioè conoscendolo da abbastanza tempo. Sì, nel posso senso assicurare che è una persona adesso, soprattutto quest'anno, dove ha aumentato di parecchio il livello del suo gioco, molto tranquilla e secondo me è la base dei suoi successi. Quindi questione di carattere, soprattutto. Ah, ecco perché io e Federico non riusciamo mai a fare. Vi dico anche una cosa, mi ha aiutato molto anche non giocare solo a FIFA, cambiare anche qualche gioco, cambiare anche gioco. Ah, ecco. Praticamente hai tolto tutte le mie credenziali in 5 minuti. Guarda che Federico allora gioca solo a FIFA, si innervosisce, poi hai altro da dire, così... Ma male, cioè, nel senso, ti dico la verità, a me qualche volta, tipo sabato, sì. Io preferisco non fare troppe partite perché so che devo uscire la sera e non voglio innervosirmi. Prima era così, ma non è più così, però prima era così. Io preferivo non giocare, tipo farmi 2-3 partite e fermarmi. Perfetto. Per evitare di innervosirmi. Che poi non mi dava fastidio questa cosa. Quante litigate avrei evitato con la mia ragazza il sabato sera se non avessi giocato il Champions. Ma infatti è così. Purtroppo è così, cioè. Affligge pure la vita reale, quindi è meglio secondo me cambiare gioco qualche volta e svagarsi, cioè quindi stare colgo l'occasione per chiederti come ti gestisci le partite. Vabbè, a parte questa settimana ci hai detto ne hai fatte 30 la domenica. Allora, vi spiego perché ne ho fatte 30 domenica. Quest'anno non l'avevo mai fatta 30, l'avevo fatta massimo 25 per dire, però comunque 5 in più sono un bel po' se le fai di notte, cioè. Beh sì, sempre. L'ho fatto perché c'è il foot beer day, quindi i server facevano cagare. E poi perché ho provato a qualificarmi ad una qualifica per il mondiale, che si svolge anche tra l'altro domani e dopodomani. No, non domani. Su quale piattaforma? Sabato e domenica, esatto. Su quale piattaforma ci giocano? Entrambe. No, nel senso, scusa. Il sito, quello. Il sito.
Dovete andare su Twitter, la SVC si chiama così. Non per noi, cioè giusto per curiosità. No, certo, cioè, vabbè, come non ci provo a qualificarmi. Si chiama così. No, vi potete pure registrare al torneo. Si qualificano tipo i primi tre. No, vabbè, però magari potrebbe essere interessante incontrare qualche giocatore di livello mondiale, quello per quello per confrontarsi. No, sì, parallelamente. Certamente. Certo, però. Sì. Magari pure noi cerchiamo a migliorare giocando con quelli più forti. Però intanto la partita intanto vediamo sul 3-0 completamente controllato, ora ci siamo distratti un sacco, ma ora sì, ci stanno un paio di occasioni da parte sua e De Gea sta parando, però non mi sembra che hai rischiato più di tanto. Ah. Uno o due parate me le ha fatte pure belle. Sì, adesso soprattutto. Adesso all'81esimo Lozano ha segnato, sì, siamo sincronizzati perfettamente. Sì, e sì, qua hai iniziato un attimino a preoccuparti oppure è sempre tranquillo te? No. Io vi spiego come gestisco le partite dall'ottantesimo in poi. Sì. All'ottantesimo in poi, allora, se ho il kick-off glitch che ho appena segnato, faccio il kick-off glitch. Appena arrivo con la palla, ma la tengo fino all'ottantesimo. Non vado avanti, non attacco. Mai. Ah. Questa è una cosa che bisogna fare. Dall'ottantesimo bisogna... Addirittura il 45esimo. Vabbè, tu sei pessimo. Devi sognare di questa cosa. Non puoi essere stronzi. No, dai, sto scherzando. Ho esagerato, però dai. Io comincio già al 60esimo, cazzo. Magari a tenere un po' di più palla. No, non serve a niente. No, quindi ci dicevi all'ottantesimo neanche ci provi a fare il kick-off glitch oppure c'hai qualche tecnica particolare? No, se all'ottantesimo ho un kick-off glitch lo provo. Però se non lo difendo. Questa partita per esempio stavo vincendo di due gol, quindi ho attaccato. Però se sto vincendo di uno, dall'ottantesimo non attacco più. Questo dico. Preferisco andare magari sulle fasce, per fare avanti e indietro. Per fare questo possesso palla a perdere tempo, è meglio il 4-2-3-1 rispetto al 4-4-2 oppure no? Sì, è per quello. Sì. Io lo metto apposta per gestire un po' più la palla. Perché io non, sinceramente non so attaccare bene con questo modulo. Quindi preferisco tenere palla, magari fare questi passaggi qui, tipo di spalle, in fascia. Ti è capitato di prendere gol magari dall'ottantesimo in poi quando fai tipo sto possesso palla che magari perdi palla per sbaglio? Vabbè, purtroppo può capitare, purtroppo. Ma cioè di situazioni decisive non l'ho mai perso la palla, nel senso non mi ha mai pregiudicato un buon risultato. Proprio perché lo sai fare bene questo tipo di possesso palla. Intanto la partita è finita. Tipo Cosimo l'altra volta, non so se vabbè, se non l'hai visto te lo racconto. Sì. Stava vincendo 3-2 al 92esimo, ha rinviato il pallone su Lozano che di prima la passa in mezzo. La partita sarebbe finita se la palla fosse uscita. Invece ha perso il pallone e ha preso anche il 3-3 e sono andati i supplementari. Quindi una partita. Mi ricorda Juve Bayern Monaco. Sì, che però, cioè, ti dico la verità, due minuti erano passati veramente da un botto. Ho veduto fischiare anche sul rinvio. Ma comunque, allora, in quel caso, se erano passati, io l'avrei spazzato fuori. 100%. Infatti, quello sicuramente avrà imparato anche lui. Infatti, gli è sfumata la top 100, soprattutto per quella partita. Poi, comunque, mi sembra concluso a 36, quindi non ci avrebbe fatta lo stesso. A quando perdi, però, quando perdi la partita così, la testa se ne va. Però anche ai più calmi come te, quindi. Devi smettere di giocare. Sì, io posso smettere di chiudere il gioco. Sì, ma una settimana devi smettere, perché comunque il giorno dopo un po' te passa. Quando succedono queste cose spendi miliardi per comprare altri giochi, oltre a essere scioppone. Ah, pensavo che scioppava di più quando faceva queste cose. No, non scioppo così tanto, cioè, ormai la squadra ce l'ho, quindi scioppo, magari però, per i tozzi. Sì, però quando era il momento in cui si doveva investire? A inizio gioco, poi devi tipo fare draft, oppure spacchettavi un casino. Settembre-ottobre. Quello, non sei il primo che ci dice che si è costruito la squadra con i draft, parecchi. Tipo? Sì, l'ho fatto con i draft, però tipo nei draft ho trovato Bale, il primo draft che ho vinto, tipo il primo giorno. Che gioco. Costava un botto appena uscito. Sì. No, ovviamente costava poco, poi è salito. Tipo, il bug del secondo account, fatelo. Poi è salito dopo, dovevo tenermelo, però contento che già avevo trovato Bale mi sono potuto fare già una squadra tipo da 500k, o già forte. E poi vabbè, comunque, qualcosa bisogna investire però per fare top 100 a livello di FIFA Points, no? Sì. Quello Secondo me sì. Oppure deve essere fortunato nei pacchetti. Quest'anno in particolar modo, magari l'anno scorso abbiamo visto parecchia gente fare top 100 con squadre da meno di un milione. L'anno scorso era completamente diverso. Quest'anno la squadra conta. Quest'anno è più pay to win, diciamo. Se non c'è la squadra,
ti avveleni, ti avveleni l'anima solo, cioè non ne vale la pena proprio. È vero, va bene che cambi gioco. È proprio stato un ragazzo però che ha fatto magari una sola top 100. Sì, che sì, ricordo, può capitare. No vabbè, qualche volta capita, eh. Il sì, trio francese famoso. Chi è? Alessandri Nuff. Ah, vabbè, sì. Vabbè, magari capitare, però qualche comunque mese fa. Cioè io mi ricordo l'anno scorso vedevo gente in top 100, cioè di quelli professionisti, no? Mi sembra hashtag Eric ha fatto top 100, 40 vittorie con tutti i bronzini, una cosa del genere. Sì, sì, quelli sono all'altro livello comunque. Sì, vabbè, a parte quello, però dico quest'anno non è possibile una cosa del genere. Wow, quest'anno l'ha fatto pure Harry. Ah, l'ha fatto? Ah, sì, ottobre, novembre. Sì, sì, vabbè, perché proprio è forte lui, magari sa proprio come giocare. Poi c'è tu, ragazzi, sì, fa sì, 40 partite di domenica. Cioè proprio è pazzo. È pazzo, Harry. Qualcosa di normale. Vabbè, che però come ci dicevi, cioè, sì, a te ti quittano tantissime persone, quindi non è che ci metti 12 ore come le persone normali a fare una weekend league. A me quittano intorno alle 15. Cioè adesso stiamo 15 persone, diciamo. Adesso non le sto contando, però tra le partite ne sto vedendo tantissimi di quit, soprattutto al primo tempo. Sì. Anche fuori classe 3 ho visto, ti hanno quittato questo qua sul 37-2, sei stato abbastanza fortunato che ti ha quittato sul 2-0, magari se la fosse giocata tutta, sì, poteva anche rimontartela. Stavo pure facendo, tra virgolette, difficoltà, nel senso che io ho tirato, la palla non entrava. Ho detto, beh, ma è finita. Poi ha quittato, gli ho mandato i ringraziamenti in privato. Con un gol di non mi ricordo cosa ha segnato. Un gol brutto? Tipo quello di prima? No. Sinceramente non me lo ricordo. Mi dico, non me lo ricordo come la partita. Perché ho detto, finalmente ci sono riuscito di nuovo. Quindi, bene così. Ho detto, basta. Sì, comunque ho finito. La squadra incide parecchio su quit. Più che la squadra, oltre alla... Sì, secondo me dipende. Sia la squadra, sia il momento. L'orario, la domenica notte. Se domenica notte quittano quasi subito, cioè sul 2-0, se avete visto pure quello lì, stava 30 vittorie e 5 sconfitte, ha quittato sul 2-0, quindi diciamo che la gente si vuole più sbrigare a finire le partite che fare i risultati. Sì, per esempio ha quittato sullo 0-0, sicuramente dopo ha visto aver la squadra, sì sì, dopo la formazione, bastardo, sì sì, ma capita spesso, anche forse non ci sono neanche nel channel, no vabbè, no, però ci sono, sono giocati dalla TV, sì sì, due sì, no è vero, ci sta, questo 17-17, quello stava 17-17 sconfitte. Ah, giusto. Quindi un fenomeno. L'avresti fatto quittare comunque. Però non lo so, non si sa mai. Addirittura perché hai beccato uno che stava 6 vittorie e 12 sconfitte. Purtroppo pure questo l'ha quittato sullo 0-0. Però, esatto, è quello. Dai, 6 su 18, cioè, manca la ragazza mia. Così. Ma nessuna partita è scontata. Pure questo qui stava 23-2. Stavo 4-0 al 35esimo acquittato. E quindi è tutto relativo. Cioè, non vuol dire devi beccare la partita giusta e devi capire come interpretarla. Perché anche con quelli, tra virgolette, scarsi puoi perdere. Io comunque penso come sia questo ragazzo che quell'altro, dopo averti affrontato, ci sono fermati. Quindi vabbè, ci rinuncio. No, aspetta. Allora, sì, sì, può essere. Qual è? Che dite? Allora, poi se mi sei fermato a 25 pure quell'altro. Qual è? Aspetta. Che poi quello là ho perso contro uno, ha finito a oro 1, stava 17-0. Non capisco come abbia fatto, sinceramente. Vabbè, ti dico la verità, capita pure a me, cioè, queste cose. Che all'inizio li becco tutti scarsi, poi il punteggio abilità mi va alle stelle, cioè mi dà la media da fuori classe 1 e poi becco tutti fuori. Ma in poi diventa perché togli le cuffie. No, vabbè, a parte quello, perché però veramente becco tutta gente più forte di me, che alla fine, cioè, se ne vinco una su due, ci sta. E quindi mi accontento anche. Che di finire a 27-28 a volte, perché dico vabbè, più di questo non potevo fare contro questi giocatori. Comunque voglio dire un'altra cosa. Sì. L'altra volta che ero arrivato pure in top 100 ho fatto la stessa cosa, tipo stavo 23-2, ho rimontato e sono arrivato al 38. Non lo so, è strano quando stai, cioè, quando no, stai io così... guarda, non credo che tu sia mai partito con 3 sconfitte nelle prime 5 partite, questo non credo proprio di no, no, però mai. A me una volta, neanche a me una volta, solo una volta mi è capitato, e quella settimana ho finito con 30 vittorie, come se dopo quella triscia di 3 sconfitte, ma fatti incontrare tutti uno più scarso dell'altro. Sì, esatto, è una cosa che può essere vera questa qui del male. È una cosa incredibile, però quanto veramente sono stato fortunato nel matchmaking quella settimana e ne ho vinte pure io tantissime di fila, che per me 30 è un ottimo risultato. Però questo è vero, infatti una volta ero arrivato 34-0 e non sono finito in top 100, quindi hai incontrato altri 6 top 100, che è successo? Sì, quando ho perso contro lì
Liptorek che avete fatto il video. Alzate Liptorek. Quello lì. Quello l'ho beccato alla 39esima partita. Che stavo 39. No, alla 40esima partita, che stavo 38-1. Intanto io sto ritirando i premi della Food Champions. Così ti guardo un attimo come sei messo nel mensile. Mi sembra che stavi messo molto bene. Infatti. Sì, il mensile è 90 e qualcosa. Sei comunque anche in top 100 mensile. Il primo almeno 30. Faccia almeno 37, 36, 37, secondo me. Pure di più forse. Vabbè, diciamo che la media del 37 e basta. Quello sicuramente. Sì, forse sì, vediamo. Però non comunque ti devi impegnare, non è per niente regalata. Hai già fatto top 100 mensile quest'anno? Ancora no. Speriamo sia la volta. Sarebbe bello buona. Però. Anche perché non ho mai spacchettato un'icona, mai. Vabbè, ovviamente ti capiterà il solito Inzaghi o queste cose simili. Però. No, vabbè, ma dico proprio in generale. Se Inzaghi, io lo bloccherei se dice Inzaghi. No, vabbè, lo metto in qualche sfida. Poi c'è Interista. Inzaghi è contento perché lui è l'unico sfortunato ad aver mai trovato neanche Zanetti. Neanche, non ho mai trovato neanche un'icona dopo all'inizio del gioco. Zero. Una in quanti pacchetti ho perso? Vabbè, fortuna, comunque vedevamo settimana scorsa 35, alla fine, cioè, meno di 35 non fai oppure sì, no. Diciamo che l'ultimo risultato negativo l'ho fatto la terza settimana di febbraio. L'ho fatto 33, ma avevo proprio mollato. Quando ho visto che non potevo qualificarmi... Ho giocato tanto per, quindi però di solito sì, non faccio meno di fuori classe 1 da un bel po'. Perfetto. Questione di costanza comunque. Per migliorare dicevi che quest'anno sei migliorato molto, almeno il tuo amico diceva Josh così, che quest'anno sei migliorato particolarmente, no? Come hai fatto questi miglioramenti? Cioè, ti sei confrontato con qualcuno in particolare? Allora, io ho un modello di giocatore che seguo per giocare anche per la squadra e i giocatori in campo. Sì. Non so se lo conoscete, si chiama gioca su io sulla One. Chiama Kurt 0411. Mamma mia. Ho visto ieri la partita che ha fatto contro Denuzzo. Esatto. Lui è sia fortissimo, in quell'occasione è pure fortunato, però lui è fortissimo nel senso che fa dei passaggi e del movimento al momento giusto. Quindi sto cercando di imparare da lui anche quei movimenti che vedete con l'analogico. Quindi soprattutto studiare dai migliori anche dal video. Sì. Esatto. Infatti stavo pensando di comprare apposta FIFA 18 per la One per studiarmi le partite del channel suo, però ancora non l'ho fatto. Vabbè, comunque sembra una cosa ridicola, ma non si può fare, cioè soprattutto se giochi a livello alto, Io cerco di non perdermi neanche una sua partita, anche quando è contro qualcuno. Cerco sempre di vedere come gioca, di aggiornarmi sul suo stile. Questo. Poi non so tu come sei messo nel competitivo, come funziona, ora ma sinceramente sono un po'... Al momento non posso dire niente, però probabilmente ci sarà qualche novità. Novità a breve. Perfetto. Ok, io non so se avete altre curiosità. Sì, se volete chiedermi qualcos'altro, pure. Stavamo dicendo la stessa cosa. Alessandro, Ale. Quanti investimenti? Ecco. Quanti investimenti? Purtroppo, tra virgolette, mi sono dovuto investire, tra virgolette, da solo. Cioè, ho fatto un auto investimento. Non so, in precisione, comunque ho dovuto spendere più di... Aspetta che abbasso un po' la voce che mi sento, no? Comunque posso... posso dire meno di 700, non di più, però non so con precisione quanto. E il ritorno? Per adesso il ritorno naturalmente è la visibilità che comunque ho avuto, sto avendo, comunque mi hanno permesso di avere dei contatti anche. Intanto questo. Non sono stati soldi buttati, cioè sono fiero di averli spesi e penso che anche l'anno prossimo lo rifarò, sperando che comunque non debba metterli tutti da solo, questa è la mia speranza. Diciamo che c'è anche molta gente che ha speso molto più di te anche senza avere nessun ritorno, alla fine esatto, è un gioco esatto. Infatti quello è appunto un investimento, cioè tu investi su te stesso sperando di avere un ritorno. Vabbè, ma se tu sai che comunque sei bravo, le qualità ci sono, sai che puoi fare ottimi risultati, io pure lo farei se fossi al posto tuo, per dirti. Sì, certo. Però comunque contate che l'anno scorso il massimo risultato che ho fatto è stato 36 e non ho speso niente l'anno scorso. Però comunque non c'ero mai stato vicino alla top 100, cose del genere, quindi... Vabbè, l'anno scorso però con 37 si entrava di più di quest'anno, quindi si è andato vicino. Ma io ho fatto massimo 36 tipo a giugno l'anno scorso, a maggio, quindi... anche meno tempo, cioè almeno io parlo perché... Sì, anche. Sono quasi due anni che ci conosciamo io e Elio, abbiamo fatto anche qualche evento live a Roma. Nel senso... Pure, tu Josh pure sei a livello simile oppure... No, non scherziamo, cioè io sono nettamente più forte ad Amichevoli Online. Ecco, infatti immaginavo. Il mio massimo è stato 35, che è corrisposto al suo massimo
massimo prima che facesse top 100. Però secondo me il vero miglioramento di Elio è stato, come ho detto prima, questo cambio repentino di tranquillità con cui svolge a livello mentale, mentalità, questione di mentalità. Cioè, io spesso, se chiacchiero nel party, come hai detto tu prima, infatti prendo 6 palloni a partita, pizzo. No, ma io proprio non riesco a lui riesce a parlare tranquillamente, vi assicuro che dice anche parecchie stronzate, cioè parla di tutt'altro. Non sembra, perché è una persona molto pagata, però se gli dai un po' di libertà inizia a chiacchierare tanto, e però fa 38, cioè ha fatto 37, no, pagato, ma pure molto simpatico, perché ci ha fatto morire da ridere, una persona una montagna più divertenti, cioè. Poi è modestissimo, cioè non capisco come riesca ad essere tanto modesto. Vabbè, però come ci diceva anche lui, l'umiltà lo aiuta anche a fare qualche vittoria in più, perché non sottovaluta mai l'avversario. È mentale, secondo me è tutto mentale. Sì, soprattutto la weekend league, mentale. Poi magari in amichevole è diverso. Però la weekend league sì, è anche il fatto di rimanere umili dopo che fai tutte queste vittorie qua, a differenza di altre persone, questa è una cosa che conta tantissimo e fa la differenza sui player, tipo Thrill Principe. Io lo stimo tantissimo, perché è una persona umilissima, che ti fa 40 vittorie, è fortissimo, però non è uno che se la tira, se vogliamo dirla così, nonostante lui sia talmente forte, rimane comunque umile, questo che fa la differenza secondo me. Sì, il principe pure ha una grande mentalità, pure. Anche se il livello di Elio è corte, che è uno spaccone, infatti, però non ne ha, è più un personaggio, cioè, quando non è tanto spaccone nel modo di giocare, perché è molto umile, basta vedere i vari tornei dove accetta anche di non dominare l'avversario e di soffrire un pochino, però ha la personalità che ha una mentalità, diciamo, vincente, quello è. E comunque, a parte il trash talking che butta dappertutto, però in mezzo al campo sa come muoversi. Ha una padronanza della difesa che non ha nessuno, secondo me. Nessuno. Ora, neanche No. A me Tass non piace come gioca, sinceramente. Non è il mio modello. Preferisco vedere giocare Kurt, Dragon, Gorilla ne è così quest'anno, perché comunque è un po'. Non lo so, non mi convince tantissimo. No, neanche uno. Perché ha uno stile. Io prima giocavo come Gorilla, uguale. Cioè, io ho avuto sempre alcuni modelli. Magari imparavo da loro, però Gorilla quest'anno è troppo, cioè va troppo in avanti a caso, se non c'è la squadra sua non puoi fare quel tipo di gioco, secondo me. Sì, ma infatti esatto, no, ma sono d'accordissimo, però a lui servono i giocatori giusti, fortissimo. Però lui deve avere quei giocatori, perché sennò va in tilt proprio lui, è una cosa sua. Vabbè, però è verissimo, non è l'unico che dice questa cosa. Però servono poco, non so voi, almeno parlo per me, quando i vari pro mettono le proprie tattiche su YouTube, no? Sì che servono poco. Io personalmente ho giocato con la tattica di Hashtag Ryan. Hashtag Ryan è me giochi, fai 40 partite con 60 di pressing, se non sei capace a farlo sono 25 vittorie. Capisco A proposito, mi sono scordato di commentare le tue tattiche personalizzate, lo facciamo alla fine, è uguale lo stesso. Vabbè, quando vedo adesso vai. Velocità 67, passaggi 53, ci vuoi commentare queste statistiche? Sì, allora, molto veloce, nonostante non mi sembrava un gioco molto veloce, caso puro caso. Allora, queste statistiche te la copiate? Queste tattiche le ho fatte da solo. Però vi dico la verità, parto un attimo alla difesa, perché è diversa. Allora, la difesa gioco questo modo da novembre praticamente, cioè non l'ho mai cambiata in nessun modulo. Prima giocavo con il 4-3 contenimento, usavo sempre questo stile di difesa, tutte le modalità. 60 di pressing perché mi consente di avere la squadra vicina, cioè non sono lunghi tra di loro, difensori, difesa abbastanza alta. Esatto, e poi alcuni difensori escono da soli, nel senso che comunque trovano già lì, mi aiutano a difendere. Aggressività 50 perché comunque è bilanciato. Ampiezza 45 anch'essa è bilanciata, nel senso non sono né vicinissimi né lontani tra di loro i giocatori. No, ma incontrando copertura, soprattutto moduli stretti, 45 va bene, Ma io gioco sempre con moduli larghi. Sempre con moduli larghi, ho sotto pochissimo il rombo stretto quest'anno. Dico contro moduli l'anno. Stretti. Sì, va bene secondo me. Secondo me sì. Poi passando alla velocità 67, in modo che comunque si inseriscano i giocatori, perché secondo me se metti meno di 60-65 nelle partite lente, soprattutto i weekend league, si trova difficoltà, perché i giocatori rimangono fermi sul posto, non si muovono. Quindi a me avere un valore alto, abbastanza alto, 67 è giusto.
Passaggio 53 molto alto, da variare. 67. Sì, sì. 67 si, sì, abbastanza. Si stancano alto. Abbastanza velocemente i giocatori con questo valore. Secondo me già se si mettesse 75 si stancherebbero, non dico il doppio, però un bel po' di più. Vabbè, ovviamente tu hai tutti i giocatori con stamina molto alta, a parte Bale, però gli altri. Sì, a parte Bale che comunque ha poco, però lo levo sì. al 70. 75 di velocità è esagerato comunque, cioè... di resistenza. Ah, di velocità. No, sì. Sì, sì, velocità 75. 75 di velocità lo usano con rombo stretto per inserirsi a manetta. Secondo me da provare, sarebbe da provare in quel modo. Allora, poi vi dico la verità, creazione occasioni l'ho fatta da virgolette a caso, perché comunque ho pensato 53 più 47 fa 100 e quindi ho detto mi piace una cosa matematica, la faccio. È vero, non sto scherzando, no. 53, ho detto devo mettere, ho visto molti che usavano i passaggi della costruzione manovra uguale ai passaggi della creazione occasione. Sì, è vero. Poi ho detto lo metto uguale e poi il cross ho detto vabbè arriviamo a 100 sommando, lì ho messo 47. Poi detto, però mi trovo bene. Poi però tiri 53. Tiri 53 perché con 53, 47, 53. Perché così. Così sia da sotto che da sopra, se tu vai 53 più 47 100, 53 più 47 100 lo stesso. Ok. È posizione libera, non lo so perché è libera, organizzata, non lo so che cambia, però ho messo libera, non lo so. No, beh, dicono bene. Che è un valore molto importante tra quelli di creazione occasioni, è quello più importante, sì. Scegliere tra libera e organizzata. Però io sono sempre libera tutto l'anno, quindi ormai si è abituato così, sì. Comunque okay. Sì, le tattiche, se uno vuole imparare, vuole migliorare, le tattiche, non dico che sono l'ultima cosa, ma sono di contorno. No, però il consiglio che mi pare di aver capito è non copiarle a nessuno, ma cercare puoi prendere spunto per capire come si muovono, però se non c'è l'occhio per capire la differenza tra una tattica e l'altra è meglio che te ne fai una tua, non ha senso provare a caso, soprattutto la difesa è personale, cioè io ho questa ma chiunque può usarne un'altra perché dipende da come giochi, se ti esponi dipende pure dai moduli, tutti questi fattori determinano le tattiche, soprattutto la difesa. Perfetto, sì, dai. Ho visto la live ieri con 3 spettatori, io non so come è successo. Allora io ieri sono entrato in 54 non mi piace, sì, ma che 54 dislike e io ogni volta che dicevo arriviamo a 20 30 40 50 perché sì, stavo dando una mano con i vari commenti fortunatamente arrivavano. 54 ci siamo fermati, sì, no, ma... no, io sono entrato che già c'erano, però non ho capito per quello. No, te l'ho detto, sono tipo in una ventina di minuti, guarda, secondo me per il titolo qualcuno si aspettava anche qualcosa di diverso. Il titolo infatti è stato bellissimo, io l'ho insultato in privato appena l'ho letto. Ma però, il titolo è giusto, però è giusto il titolo, secondo me non hanno capito perché non sei tra virgolette uno famoso, cioè, nel senso, non ma non sono abituati probabilmente, quello è il fatto. Però comunque ho visto un botto di persone si sono iscritte, mo sono comunque pochi, facciamo vedere anche il tuo canale, ma iscrivetevi in piccolo, però siamo a sponsorizzare, sì, magari però... vedere quello di Twitch. Ah, quello Twitch, di Twitch. Sì, scopo, io Twitch non ce l'ho, però lo cerchiamo, sì sì. Quindi, se... quello lì perché penso che streamo lì già da stasera, streamo le ricompense, capito? Ovviamente quando uscirà questo video sarà in streaming, quindi non so se ti posso fare un bruciato. Sì sì, grazie, vabbè, ma dico in generale perché streamo lì, non solo per oggi, okay. Dico, che su YouTube ha poco seguito, in realtà vuole solo i soldi. No, è una bella partner su Twitch, ecco. Però magari. In seguito, alla fine anche su questo secondo me Elio è cioè, il ragazzo che si sta impegnando, da quando lo conosco io ad oggi si migliora sempre, cerca di migliorarsi. Poi c'ha sempre la pecca degli eventi live dove lui è la persona opposta rispetto al 95% delle persone, vi assicuro che lui agli eventi live sbrocca, lui non si sa per quale motivo. Ah, sì? Cioè, io gli ho visto subisce la pressione. Però l'anno scorso era, dai, era l'anno scorso per la sì. Allora dovresti sì, fare finta di stare settembre. In party, magari fate una chiamata. Era settembre, stavamo all'evento che aveva fatto Euronics Nova. Mm-hmm. Comunque lui reggia molto più facilmente, cosa che ad esempio a me è opposta, cioè io live gioco tranquillo eppure troppo tranquillo, beccandomi sempre gli insulti da parte di Elio. Però scusa, aspetta un attimo, ma perché hai giocato così male? Josh, tu non sei però di Catanzaro, tu immagino sei di Roma dall'accento. No, io non sono di Catanzaro, come vi incontrate voi, scusa, negli eventi live? Lo dico io, dai. È lui poi che sale, io sono là. Sì, ah, sono qui a Roma che ho dei parenti, quindi qualche volta. L'anno scorso ho capito che andavo lì a farmi gli eventi. No, ho capito. A spese mie, naturalmente, cioè nel senso. No, ma con la scusa, scorso... però vai a trovare i parenti, dai, diciamo così. Sì, vabbè, non è quella. L'anno scorso ho investito. L'anno scorso pure ho investito sui viaggi, diciamo. Vabbè, quello. Piuttosto che sulla Weekend League. Quello ci sta. Comunque, per comunque... adesso le scelte che ho fatto, per adesso stanno andando abbastanza bene, dai, non posso lamentare. Poi c'è una novità che vi dirò. Vabbè, non ci anticipare niente, ci lasci questa sorpresa. Lui firmerà.
con il Catanzaro calcio. Ma perché lo potevi dire subito, scusa, perché è il Catanzaro con 3Z si chiama Catanzaro calcio. Adesso anche in C, adesso è uscito, lasciamo stare, va, lasciamo stare il Catanzaro che già sta inguaiato per, no, il Catanzaro ovviamente, ma adesso un nuovo team che è affacciato Livorno, sì. Livorno. Siamo usciti per il Livorno. Perfetto. Dicevano che la regina aveva bisogno di qualcuno. Ah, ma vado. Un po' se serve. Anche se è un po' distante, ragazzi. Vabbè, dai. Vogliono tornare in Serie A, hanno bisogno di Sclop. Vabbè, io avevo un'altra domanda. Durante la settimana hai detto che fai altri giochi. Come ti alleni? A FIFA oppure non ci giochi? Allora, per allenarsi Weekend League conviene solo fare la Weekend League, allenarsi, cioè il Weekend League devi fare quella, basta, perché c'è un gameplay diverso. Quanto riguarda le altre modalità, ti alleni stagioni amichevoli online, magari con gente più forte, che comunque al tuo livello, questa devi fare. E se ti alleni sempre con la stessa persona, cioè non migliori, cioè bisogna variare anche i player contro cui si gioca. Poi vabbè, io partecipavo a G-Finity, non so se lo conoscete. Sì, che però quest'anno è durata pochissimo, cioè non sono riuscito a partecipare. Ci sono due season. La prima è finita, mo inizia la seconda martedì. Diciamo da martedì sarò impegnato in quelle competizioni. E ci saranno da lunedì a giovedì. Buona a sapersi, così magari posso partecipare anch'io e posso confrontarmi con qualcuno di alto livello. Sempre con il limite delle tricone, ora non so che squadra hai tu, però sì, nel mio caso tipo togliere Hernandez. Ah, tricone, perfetto, io ce n'ho solo una, quindi io devo togliere Harry e Blanco per dirti. Vabbè, io voglio togliere Allan invece. Allan, a suo modo, che hai la versione. No, avevo The 88 fino a un stimolo fa, cioè un po' diverso The 88. Allora, per favore, non parliamo di squadre, che io, Elio, può essere praticamente testimone. Io cambia sempre. No, a parte quello, io fino a febbraio avevo le mie belle tre icone, che sono Ferdinand Prime, Vieira Prime e Hernandez Prime. Sì. Quindi Ronaldo, una per Suarez, reparto Ronaldo, Suarez e Pogba. If adesso gioco con Sissoko, Football, Del Kakà e Mané. Che non è che sia proprio la stessa cosa. Diciamo che Kakà è un buon giocatore. Sissoko, Football, lo consiglio a tutti quelli che sono andati avanti crediti. Mané è un cantapesto, insomma. Vabbè. E aspetta, pure un'altra cosa, visto che ci siamo con le tre leggende, qual è il modulo migliore per ibridare? Rimani col 4-3-3? Esatto, ce l'ho davanti, che mo lo stavo facendo. In pratica, non so se è la formazione davanti. Sì, ok. Allora, in difesa tolgo Blanc, metto Bailly. Terzino sinistro metto Jordi Alba 85, con l'upgrade. Poi, te le dico come sono già in game, insomma. C'ho Suarez 94, non scambiabile. Al posto Alexandro, Jordi Alba, hai detto? Jordi Alba, sì, per l'intesa, solo per quello. Jordi Alba, hai detto però upgrade è quello 87, tu hai detto quello 85. Allora me lo devo comprare, grazie, me l'avete ricordato. Se no c'è pure c'è quello 88, se tu vuoi, per me. No, no, vabbè, perché comunque a me non piace tantissimo Jordi Alba, ce lo uso per giusto per il torneo. Sennò non quindi 87. Ok, sì, allora cambia poco, c'è un po' più di fisico, forse è importante. Non si fida. Sì, quello che vuoi è lo stesso. È uguale, dai, giusto per capire quali leggende vanno usate. Ok. Ok, va bene. Allora, poi a centrocampo, c'è centrocampista a sinistra, Suarez 94. Che ce l'ho scambiabile. Mica male. Ho trovato in un aggiornamento della Liga, quindi neanche mensile. Top. Suarez 94, ma usato. Sì. Quando c'erano i Toti in giro. Esatto, sì, quando c'erano i Toti in giro. Per trovare qualche Toti invece mi è uscito Suarez. Mica male. Suarez è fortissimo, il 94. Sì, lo so. È disumano. Ti ricordi, hai fatto il primo video che ce l'avevo già. E lo usavo esterno destro. È disumano. Ma è troppo forte. Infatti, mi sono anche ispirato io a vedere molti top 100 che usavano Suarez sulla fascia. Mi sono incuriosito perché io, sinceramente, sì, non l'avrei mai provato sì. sulla fascia. Anche io invece... sulla fascia. C'è esterno. È disumano perché c'ha la resistenza altissima. Sì, poi c'ha quell'accelerazione altissima che ti fa sembrare anche un giocatore che sembra velocità 90. A me piace proprio così. Si muove in campo, c'ha proprio le movenze da punta, cioè sì, è vero, c'ha una movenza tutta sua. Poi centrocampista a destra Vieira, poi al centro devo vedere se ci credi, ma penso che vi raggiungerò, cioè spero. Kanté, Toti, sì, è forse Allan. Allan non è scarso, non è come scarso forte comunque. No, ci credo, però diciamo che Kanté e Toti è un po' meglio squadra, capito, per quello. E poi la parte davanti è uguale, Bale, Ronaldo il fenomeno e Cristiano Ronaldo. Quindi una leggenda per reparto.
mi pare di aver capito, sì, questa. Sì. Ok. Sì, e c'hanno, sì, tutti, sì, in Intesa 10, l'ho visto adesso. Esatto, sì. Questa squadra la chiamo Kloppa. Modulo è uguale, naturalmente, 4-4-2, non cambia niente. Cambia solo che c'è Kanté al posto di Nainggolan, che comunque dovrebbe sostituirlo pure nella, quello comunque ufficiale, lo dovrebbe sostituire. Sì. Suarez Pereira alla fine non so quanto possa perdere, dai. Per il limite, sì, delle leggende, tra le cose. No, però faccio, dico, c'è tutta questa differenza tra Suarez 94 e Henry Prime. Secondo, vabbè, me sì, c'è un, sì, c'è un po' di differenza. Tanto, ok. Più che altro difensivamente, magari, perché Harry difende meglio. È molto più grosso, sì, soprattutto. Sì, sì, difende meglio. Invece sul punto di vista degli inserimenti, magari è meglio Suarez, da qualche punto di vista. Ma vabbè, cioè, Bellì ovviamente, ma... quello qualcosa. Walker incide parecchio i movimenti di Harry. Walker incide parecchio, sì, sì, mi passo pure su quello. Aspetta, com'è il Walker di Harry adesso controllo? Normale, normale. Ah, normale, normale, perfetto. Invece Suarez ha alto normale. Perché il 4-4-2 c'è una peculiarità che hanno tutti i moduli con due centrocampisti e due esterni. Si scambiano. E gli esterni in fase difensiva coprono al centro. Infatti Elio, quando gioca con Harry, magari non con Suarez, a centrocampo domina perché ha tre alti, 1,90 m, che... No, vabbè, ma anche con Suarez mi trovo bene, perché Suarez pure è alto, c'è l'elevazione, non è alto come Harry, però... Però Harry, diciamo, è uno di quelli che fa proprio la differenza. La challenger, sì, sì, della prima stagione. Ma ve lo ripeto, cioè io Harry non l'avrei fatto, veramente. Se tornassi indietro non lo rifarei, ma più che altro per il costo, non per il rendimento in campo, perché a me piace come giocatore, mi piace molto. Dice, però magari... secondo me non vale... Tutti quei crediti. È meglio prendersi Gullit, per dire, che vale lo stesso, più o meno. Tanto adesso più o meno costano uguale, cioè la sfida da Harry e Gullit. Adesso sì. Però dici, sì, magari avere un Kanté Toti per quello che costa fa la differenza. Vediamo un po'. Sì, 1.4 milioni a oggi sta. Sì, è sceso. Solo 1.4 milioni, no? In questo, sì, momento sì. Aspetta, è sceso un po' la casa, poi lo compro magari. No, vabbè, però fino a qualche settimana fa stava quasi sui due. Sì. Infatti quasi quasi non so se questa weekend league provare a togliere Blanc e provare Kanté, però giocare con Bailly, quindi è un rischio. Vabbè, vediamo, no, pure come va lo spacchettamento. Ora ci sono appena usciti i premi, non so se visto la formazione della settimana un po' scandalosa. Quelli da 100k If meglio di no, vero? No, if no, non ne vale la pena. Aspetta un po' settimana. Io sono andato indietro, non fai manco una panica. Tu calcola, il secondo più forte credo sia Icardi, che costa 90.000, quindi no. Sì, sarà Icardi cross. Ecco, c'è una bigheta che ho trovato nel scambiato. È forte, quanto costa? È buggato, ma... Comunque, fortunatamente, costano tanto i prestiti di Ronaldo e Gullit, quindi eviteranno, secondo me, questa weekend league. Meno male, fammi controllare, diciamo, in parte. Sì, diciamo che 72.000 ho visto adesso Ronaldo, cioè non so se vale la pena per 20 partite. Trovammo Gullit e Ronaldo alla prima partita. Ok, un'anticipazione per questa settimana. Conviene, sì, giocarsi molte partite domenica sera, perché saranno già finiti i giocatori in prestito. Ha già finito i prestiti, esatto. Anche se non è molto intelligente sta cosa, perché le ultime 20 partite sono le più difficili, e quindi i giocatori in prestito magari li lasci per le ultime. No, ti dico, dipende, non lo so come, questo può anche essere, però dipende. Io gioco la sera, domenica, soprattutto per il gameplay, che è più fluido. Vabbè, certo, sì, c'è meno affluenza. Sì, esatto. Infatti di dirti il mantra delle 5 partite di venerdì. Ah, esatto, come divido le partite non ve l'ho detto alla fine. Te l'avevamo chiesto, però sì, alla fine. Sì, alla fine. Allora, divisione perfetta, secondo me, è 5 venerdì, 10 sabato. Venerdì a che ora? 25 domenica. Sempre la notte. Allora, venerdì, vi dico pure gli orari a cui gioco io. Vale. Allora, venerdì. Così li evitiamo, se no ti incontriamo. Infatti così non gioco. Ok. Allora, venerdì dopo pranzo, tipo dalle 3 e mezza fino alle 5. Vabbè, anche prima, diciamo, dipende quanto quittano. Le prime 5, comunque. Teoricamente non sono difficile. Diciamo, se te ne quittano tante, le giochi più di 5? No, sempre 5. Sempre 5 è quello. Sempre 5. Okay. Venerdì 5, sabato gioco 10, oppure raramente 15, però non gioco più 10 di solito. O 10 o 9 addirittura, dipende. Dai, quanto sei stanco? Sempre la sera? No, oppure... stanco no. Il problema non è la stanchezza, ma il problema è il gameplay, che magari poi è brutto, perché io gioco pure sabato, dopo pranzo. Sabato dopo pranzo. Io pranzo tardi, diciamo. Quindi dalle 3 e mezza fino alle 6 e mezza. Comunque sì, è l'orario peggiore, ovviamente, quello, tutti giocano il sabato pomeriggio a quell'ora, quindi però i server sono merita, molto lenti. Non merita, no, tranne rari casi. Yeah. Infatti magari cerco di iniziare le partite verso le 2 anche, se riesco a mangiare prima, in modo da finire entro le 4 e mezza, 5. Quindi l'orario peggiore è il sabato pomeriggio un po' più tardi. Allora, gli orari peggiori sono venerdì, la sera,
Venerdì sera è l'orario peggiore, secondo me. Venerdì sera barra notte. Venerdì mattina pure è brutto, perché c'è troppa gente, è troppo random il matchmaking. Puoi beccare chiunque. Abbiamo visto pure tantissimi giocatori finirsene prima per avere un punteggiabilità più alto. Invece non ne vale la pena. Magari a maggio, quando c'è la qualifica. Comunque i momenti peggiori sono venerdì mattina, venerdì sera barra notte, poi sabato pomeriggio dopo le 6, o meno 6:30 il gameplay ingiocabile. Quindi sabato dalle 6:30 fino alla notte. È pericoloso perché molti magari non escono, soprattutto tedeschi, quei bastardi lì, francesi. Poi si incontrano sempre. Capito? Pericolosi. Quindi il sabato è proprio da evitare. Il sabato sera uscite, non giocate. Meglio. Neanche, che ne so, dopo che sei uscito, quando torni alle 3 di notte. Esatto, peggio. Perché magari sei pure mezzo ubriaco e te perdi la partita. L'ho provato sulla mia pelle, ho beccato uno, poi ho detto a me io non ci gioco più. Quindi dopo una serata in discoteca non mettetevi a fare la Weekend League. Mai, anche che ti potete uscire, siete stanchi. Non farlo la Weekend League dopo gli altri. In after. No, vabbè, c'è qualcuno dentro questo bar che ha fatto la Weekend League? No? Ah, ecco. Non vogliamo sapere chi. Allora, invece i migliori dei migliori per esclusione sono venerdì pomeriggio dalle 2:30 in poi fino alle 5:00, insomma, fino a quando pare. Sabato dalla mattina fino alle 5:00 di pomeriggio. E domenica, vi dico la verità, domenica io devo giocare per esigenza, perché devo giocarle. Te ne mancano tantissime. quindi non è che puoi aspettare la notte. Quindi, se ve le dividete bene, l'orario migliore domenica è la notte. Ho capito, però giocasse 25 partite per una persona normale durano almeno 6 ore. Io dico se ve le dividete bene, potete giocare solo la notte. Se non ve le dividete bene, dovete spalmarle sempre dopo, bravo, pure mattina, dalla mattina in poi può giocare. No, questo te lo dico perché per esperienza di questa settimana proprio, scusa se ti interrompo, me ne mancavano 23 a l'una di notte di domenica. Ne ho fatte tutte di fila e alla fine un paio non sono riuscito a farle perché erano veramente troppe. Ovviamente io la penso come te, infatti una settimana ho dovuto chiedere aiuto ad Elio per finirle, perché sono arrivato alle 4. Era morto. Sono arrivato alle 4 dove la mano aveva dei tipi strani. No, più che altro veramente, cioè a livello di concentrazione, prendi un gol, dice vabbè sti cazzi, ne messo tutti in attacco tipo al 20°, poi finiscono le partite 7-5, vedi che sti cazzi, sì, inizi a perdere le partite in modo pure imbarazzante. No, vabbè, infatti quando ci perde si quitta, ci si ferma, imparato da Eli, me l'ha insegnata lui. No, sì, una grandissima scoperta, certo, solo che se ti mancano 20 partite, 23 partite all'una di notte diventa difficile. E no, soprattutto se non ti quittano. Sì, anche questo è personale, come è uguale alle tattiche, secondo me, la divisione della Weekend League. Devi capire tu quando giocare e quando fermarti. Ieri addirittura col joystick in mano. E addirittura il ragazzo che abbiamo intervistato ci diceva blocchi da 4 al massimo. Quindi non so come fa, lui ha tantissimo tempo libero. Un attimo ad esagerare. Però per trovare concentrazioni 4... migliori. Diceva così. Dipende anche da questo. È personale, l'ho detto, io riesco a farne anche 15 di fila, 10-15 di fila. Senza perdere in qualità. Dico quello. Sì. No, perché io pure sinceramente riesco a farne 20 di fila. Non è che impazzisco se le faccio. Però obiettivamente non faccio lo stesso numero di vittorie che se ne facessi in blocchi da 5-10. Esatto, questo intendevo. Devi dividerle meglio. Cioè quando ti rendi conto di non starci più con la testa, conviene che ti fermi. Tu invece non hai questo problema. Invece dicevi, anche se ne giochi 30 in un giorno, la qualità rimane più o meno la stessa. È la prima volta che l'ho fatto, mi sono trovato bene. Perché sinceramente dopo aver perso sul 16-1, sono andato 16-2. Già sinceramente, tra virgolette, avevo perso le speranze. Quindi giocavo tranquillo in parti. Quindi sul 16-2, se ho fatto bene i calcoli, era più o meno domenica pomeriggio? Sul 16-2. Sì, erano tipo le 4 più o meno, cos'è il genere. Le 4 di pomeriggio. Ne ho perse tipo 2 nel giro di 5 partite. Ma brutta. Ma capita spesso. Ho perso la seconda, l'ho persa al 506esimo sul kickoff glitch. Ha battuto e ha segnato. Sì, ne so qualcosa di perdere così. Quindi comunque dovresti anche dire gli orari in cui finisci, perché... No, quello lo so, perché ogni tanto lo vedo online, non dico niente però. Sì, no. Finisco verso le 3:30 di solito. Anche più tardi, dai. Più tardi magari. A me non piace giocare di notte. Cioè, non mi piace giocare fino a notte fonda. Che poi perdi la concentrazione. Però secondo me finire le partite verso le 3:30 è l'ideale. Sono riuscito, quindi. Questo, secondo me è così. Perché se non finisci le 5:30 sei distrutto. Secondo me è anche dato dalla persona. Cioè, io i tempi andati, quando avevo più tempo a disposizione, e Elio è un testimone.
e ne facevo anche 40 il venerdì. Farne 40 il venerdì è... Quanto ci metti tu in termini di ore a farne 40 invece? Io? Sì. Io seguo più o meno il diktat di Elio, cioè... No, no, dico, a parte quello, quanto ti durano proprio se fai la somma di tutte le ore che hai giocato? Cioè io per esempio ci metto circa 12 ore, per esempio, in io 3 giorni. Precisamente non lo so, perché... No, perché tutte in un giorno magari è un po' più facile accorgersene. Tutte, però tutte in un giorno diventa uno stress eccessivo mentalmente, cioè... Più che altro non ti trova neanche gli avversari dopo un po'. All'inizio anno facevo 80, 40 per un amico e 40 per me. Madonna. Ma adesso si può giocarle. Io quelle del mio amico le facevo 40 il venerdì. Mentalmente arrivi cotto. In termini di ore penso di metterci sulle 10 ore. Cioè, non le ho mai calcolate precisamente perché... Manco io. Non ai livelli ovviamente di Elio, però facendo quel 32-33 ogni tanto, quittano in parecchio. Beh sì, soprattutto se becchi uno inferiore a te di livello, molto inferiore, dai. Quello pure a me mi quittano, quindi non vedo perché non dovrei... la squadra pure. Per questo ho fatto la domanda prima ad Elio su infatti. Perché quit, io ho notato, quando avevo Ronaldo, 1-0 e quittavano. Sì, no, adesso pure a me. Ronaldo, sinceramente è capitato anche a me 1-0. Per far quittare l'avversario 4-5-0, 4 icone. Ah, Ronaldo fa questo effetto. No, guarda, sì, è vero, almeno 3-4 insulti pure a settimana ti arrivano quando sei Ronaldo. C'è sempre qualcuno che ti dice, vabbè, Ronaldo è troppo facile. Cioè, almeno... No, a me no, a me no. Almeno, comunque in italiano mai. Cioè, non ho mai beccato un italiano, forse raramente, che mi insulta. Io ho messo messaggi privati e sono pieno nel culo. No, per me sono pure divertenti, come per dire, magari vinci la partita 6-1 e ti dice, ma tu hai Ronaldo, è troppo facile. Sicuramente no, perché se 0 perché sei la tipa tu, non è colpa mia. Ma è bello rispondere agli insulti dicendo, vabbè, in fondo non hai giocato così male, bella partita. Sì, esatto. Improvviso, a me è successo, si rabbia, sei un bravo giocatore, buona fortuna della Weekend League, ma... fate mamma, parenti, cani. Good luck. Good luck. E poi ti chiede pure l'amicizia. No, sempre così. Sì, parecchio, facciamoci un amico. Sì, ma pure a me aggiungono qualcosa, ti aggiungi, poi ti elimino dopo 2 giorni, no, scherzo. No, vabbè, però se mi qualche volta, sì, è capitato che magari giocassi qualcuno che mi aveva aggiunto, sì. Vabbè, ci può stare, dai. No, speriamo. Non sei uno speriamo che se la tira più di tanto. No. Poi a giocare, vabbè, ci vuole tempo. È tutta scena, fidatevi. Vero, in realtà. A giocarci poi è difficile, sinceramente, però accettare le amicizie sì, è un problema. No, quello non credo sia un problema, anzi. È pure curioso sapere contro chi hai giocato. Io ogni tanto mi guardo, che ne so, se perdo con uno e poi aggiungi agli amici, io vado a vedere lo storico per dire ho perso con una pippa, ho perso uno che è molto più bravo di me. Sì. Io non guardo lo storico, però ad esempio, siccome su Gfinity purtroppo ho avuto la sfortuna di affrontare Cody the Finisher. Minchia, ha fatto 40 stasera. E ogni tanto vedo quanto fa per capire contro, cioè per vedere magari qualche partita, quando ha fatto 100. Sì. Quasi sempre. Quando le vuole giocare, sì. Ma infatti secondo me Gfinity per tutti, magari non il torneo competitor, perché... No, vabbè, però anche quell'altro non è bassissimo il livello, io ho visto. Quell'altro non giocato, cioè, per chi non ha una squadra belli di questi pro, perché c'è il ragazzo ora che è arrivato primo, se non sbaglio, che si chiama Sue Cortex, ha la squadra più scarsa di quello di Elio a livello di crediti. Però è un ragazzo molto bravo, e per far capire a tutti che la possibilità c'è, dipende da tempo, bravura e voglia di farlo. Giusto. Poi ovvio, non è arrivati a questo punto di FIFA, penso che chiunque, se ci ha giocato tanto, i giocatori forti se li possa permettere. Sì, dico, almeno 4-5 milioni di squadra, diciamo, alla portata di anche di quelli che fanno solo oro 1. Cioè, io almeno penso a questo punto sì, per tutte le Weekend League. Ora non so perché. No, ma io... con 5, con una squadra da 4-5 milioni si può fare bella squadra. Si può fare anche top 100. 1.100.000, mo Cristiano Ronaldo 1 milione, cosa. Madonna. Beh, adesso il mercato è morto praticamente. Cioè, ti puoi fare con 4-5 milioni, ti fai una squadra di devastante. Bene. Vabbè, io direi che comunque abbiamo parlato abbastanza. Beh, mi toccherà un bel montaggio stanotte. Buona fortuna. Ovviamente prima in privato ho detto ad Elio, facciamo lavorare. Sì, Federico comunque, non so se è bravo, ho detto il nome. Federico, bel nome. E c'è la voce, guarda quella del principe, quindi... Non sai più come lo dice, pure il ragazzo di ieri me l'ha detto. Però vabbè, dai, magari è una cosa simpatica. Comunque è difficile trovare ragazzi che prendono, primo non insultano, gli fa top 100. No, vabbè, io insulti però te li faccio in privato, non te preoccupare.
No, ma in Italia purtroppo abbiamo il brutto vizio di criticare chiunque arrivi a determinati risultati. No, perché? Cioè, io cerco di prendere spunto nel piccolo di copiare quel che ha copiato. Tu fai un lavoro veramente molto bello, cioè commentare una partita, vedere quali sono i punti di forza. No, più che altro io l'avevo iniziato a fare soprattutto perché lo cercavo io come tipo di programma su YouTube e ho visto che nessuno lo faceva. Ho detto, è bello. Quindi abbiamo iniziato un po' con Alessandro, ho detto poi vediamo queste partite. Il dottor White lo ha iniziato a fare da solo su partite. È una buona idea. No, vabbè, ma non mi preoccupa questa cosa, anzi, meglio, sarò pure interessato. Se lo dovesse fare lui. È molto bello e complimenti per l'idea. No, ti ripeto, l'ho iniziato. Ma la cosa è che vengono i video magari troppo lunghi, magari non tutti si riguardano fino all'ultimo. No, vabbè, ma è tipo te. Per il pubblico. Per il pubblico a cui un ambition. Salve a tutti, ragazzi. Sono il dottor White. Siamo qui oggi con ragazzi. Fa top 100, va ascoltato dalla prima all'ultima parola. No, ma io sinceramente lo faccio soprattutto per imparare qualcosa io, poi facendolo in questo modo poi lo posso condividere in rete. No, io sono tanti che non mi è arrivato niente, cioè, a parte che ho chiesto la monetizzazione adesso e quindi non so ancora se me l'accetteranno, perché non ho almeno... Si vede la passione, si sente quando... Fino a questo momento ci ho perso solo tanto tempo e vediamo se mi accetteranno la monetizzazione, però... Vabbè che lo fai anche per i soldi, però... No, però ho visto che comunque chi fa le visualizzazioni che facciamo noi almeno 30 centesimi a video li guadagna, no? Quindi potrò potrò fare qualche cena fuori. No, a parte gli scherzi, mo vediamo come funziona. Te la frigo io se mi vorrei permettere. No, perché non so se sapete le nuove regole di YouTube, servono 1000 iscritti per poterla attivare la monetizzazione. Eh sì, ed è uno scoglio abbastanza alto. Noi al momento stiamo a 982, quindi ci siamo quasi. Per il format che porti. Aspetta un attimo, Federico, glielo dici o non glielo dici? No, vabbè, non è una vergogna, cioè, sapere che comunque sto spammando in tutti i modi possibili per arrivare a questo obiettivo. Tutti i più grandi youtuber che adesso sono famosi hanno... No, vabbè, io ho scambiato le iscrizioni. Si comincia sempre così alla fine. Ho scambiato le iscrizioni anche con persone che hanno 20.000 iscritti, quindi ci può stare. Non ci vedo nulla di male. No, ma soprattutto, come dicevo anche ad Elio ieri in live, se ti arrivano tanti dislike, o anche in questo caso, vabbè, adesso a me me ne sono arrivati pochi, però arriveranno anche di più. Vabbè, anche a me, però, non scrivi però aspetta, l'amicizia della chat dopo, sennò poi rischio che mi cancella tutta la clip. E dicevo, se arrivano tanti like e commenti anche di persone che magari non guardano realmente il video diventa un attimino più popolare, inizia a venire tra i video consigliati. Ora mi diceva un altro ragazzo di cui abbiamo lasciato, che ci ha lasciato un'intervista, Samu 9018, che lui ci ha trovato addirittura tra i video consigliati del principe, e quindi almeno ci dà un po' di visibilità. È per la voce, Sì, YouTube ha riconosciuto il tono di voce, quindi ci hanno visto tra i video consigliati. No, ma è un format che secondo me, cioè, perché adesso è conosciuto da pochi, ma appena avrà un po' più di pubblico, secondo me. Ultimamente abbiamo trovato questa collaborazione, mi sono scordato di nuovo di dirlo, o l'ho detto all'inizio, del gruppo. All'inizio hai detto gruppo. Ah, ecco, non l'ho più detto, poi lo dico alla fine, mi dispiace che non tutti arriveranno al 58esimo minuto di registrazione, però lo dico adesso. Fai il montaggio, ci sono degli youtuber americani che se lo metto all'inizio. Beh sì, lo posso anche mettere adesso. Iscrivetevi al gruppo Il Meglio di FIFA by Peppe Ravalli, se vi interessano crediti o per tutto quello che riguarda il mondo di Ultimate Team. È questo nuovo gruppo con cui abbiamo iniziato questa collaborazione, vabbè, questo adesso ve lo spiego a voi, che ci consente di poter spammare tra virgolette nel loro gruppo tutti i video che facciamo in cambio di una nomina, appunto, di poter iscriversi. Ma dillo che vuoi fare points, shoppone di merda, dillo. No, che FIFA points? Lui acquista i crediti. Quello che ho oggi alle 7, parecchie live di player italiani. C'era Dappo che... Non so se avete intervistato Dappo. No, purtroppo non ha fatto ancora top 100 da quando abbiamo iniziato a registrare. Però è uno di quelli che praticamente avevo incontrato e come ti avevo detto, come è capitato anche a te, magari ti metti a chattare o qualcuno che incontri e perdi. Gli avevo chiesto amicizia, ma non me l'ha data. Quindi ancora. Dovrei portarlo
la ma... cena per fartela dare. Lo so. No, cioè, troppo importante come personaggio per accettarti l'amicizia. Da, ma fatti gli scherzi, eh? Non è che puoi accettare amicizia a tutti quelli che incontri, cioè, in divisione. Una volta che raggiungi un determinato pubblico, no, sei sempre un po' restio a accettare amicizie. No, vabbè, dai, ci sta, non è che mi offendo. Neanche. Infatti lo stai dissando. No, vabbè. Un conto è se accetti in amicizia, un conto è se ti rompi i coglioni continuamente quando ti messaggi che devi fare amichevole. Vabbè, ma lui che ne sa, così. Dai, che ne sa se sono uno di quelli che ogni due secondi gli mando un messaggio. Sì, sì, no. Tu non puoi incontrarti tanti. Poi è di Roma anche lui. No. Sì, mi ricordo che c'era pure lo stemma della Roma. Quindi. Vabbè, purtroppo non tutti siamo perfetti al mondo. Ah, sei laziale? Esatto. Sì. Non lo so, brutta bestia. Poi c'è un altro player italiano che secondo me potrebbe, non so, poi ovviamente non, Italian Dream 03. Ah, l'abbiamo fatto due giorni fa. Ah, sì, l'abbiamo. Che ma però intervista allora. Ha detto che non si sentiva a livello di top 100 e magari in futuro. Così mi ha risposto. Ah, ma è quello che ha pensato con Top 8 Win, eh? Sì, no. L'abbiamo commentato un paio di giorni fa. Simone, ha fatto 39. Buono, sì, ma è un amico mio, Simone. Gli ho mandato un messaggio. Ci ha pure fatto i complimenti per il video, mi sembra. Sì, sì, è una brava persona. E lui ha detto quando farò top 100 in modo costante e volentieri. È la prima volta che la faccio e non mi sento ancora in grado di definirmi un top 100. Vabbè, molto umile, una cosa in comune con Scloppa, con Elio. Certo. No, Elio sta davvero, cioè da inizio anno io gli dico sempre: ma sei un player più forte di un fuoriclasse 1. Carico a mio modo, anche se molte volte sui rigori non mi dà retta, però. Vabbè, si è migliorato i rigori, non li so tirare. Ma dicono tutti così, ma perché? Io invece sono bravo ai rigori, mi do qualche consiglio io. Ma... no, nel senso non. No, però ti giuro. Non lo so, proprio non riesco. Tutte le persone che abbiamo intervistato, a parte Toton, vabbè, non so se conoscete, dicono tutti: no, io se sto ai supplementari. Sì, parlo 92 Napoli che no io ai supplementari metto ultra offensiva perché non ci voglio arrivare ai rigori, le perdo sempre. Boh. No, io non lo metto, ma comunque spero di non arrivarci. Mm-hmm. Comunque è una lotteria i rigori, cioè. Vabbè, certo, alla fine, cioè, se sei bravo, massimo c'hai il 60%, non è che le vinci tutti. Poi sì, chi era De Nuzzo che vinceva tutti i rigori. Magari non gli passa. Ascoltato, ragazzi, il modo per pararli, cioè, se uno non conosce, diciamo, adesso ormai anche se il seguito di FIFA è aumentato tantissimo, sanno più o meno tutti che il giocatore gira la testa a seconda. Sì, sì, vabbè, quello penso lo sapevano tutti pure a settembre, cioè non è che è una cosa. No. Fidati, no. No, però, cioè no, dico di quelli a tanto livello. Però boh, cioè alla fine è soprattutto. L'anno scorso era più. L'anno scorso De Nuzzo aveva detto il metodo un po' pubblico italiano. Mortaccio suo. Vabbè, lui particolarmente bravo, vince spesso i rigori. Poi c'è gente come Alessandro 96 Ale che li tira tutti e quattro nello stesso modo. E quindi è un po' più facile prevedere. È un metodo che online funziona perché non se lo aspetta. Cioè, ora tu spiegami. Io arrivo. Rigori contro Federico. Ho detto li tiro tutti dallo stesso lato. Lui sicuramente penserà che ne butto uno da una parte, uno centrale, uno dall'altro. No, lui si butta sempre dallo stesso lato. E tu me li tiri là. Io la farei tutti e quattro. Fatto sta. Io i rigori li tendo a vincere anche se con Elio è inamichevole. Una delle poche volte che riesco a arrivare a supplementare. Ho uno score bellissimo con Elio. 2-0-20. Ok, ancora la devi fare la 25esima. Finché non fa la 25esima non puoi considerare. Vabbè, si può ancora rimontare comunque. No, no, ancora può essere. L'unico limite secondo me ha proprio l'unico, perché il resto, cioè, fidatevi, perché l'anno scorso a FIFA era bravo. Cioè io l'ho conosciuto come, noi mi è stato descritto come un player fortissimo. Come vi siete conosciuti allora? Online, avevamo amici in comune. Avevamo amici in comune. Io ero boxaro prima, venivo dall'Xbox. Il competitive di FIFA neanche sapevo cosa fosse. Facevo tornei, non so. Pure tornei... io l'anno scorso ho iniziato, diciamo, di più. Facevo dei tornei a squadre normali, pro mondiali, neanche... Poi ho conosciuto Elio, mi ha fatto conoscere il competitive. E poi vabbè. Cioè, il competitive che però prima di FIFA 17 era tutto live, come funzionava? No? Era. No, diciamo, io mi sono interessato. Mm-hmm. C'era, diciamo, sempre su Gfinity c'era. Ah, Gfinity. Sì, era sempre Gfinity, diciamo, il sito di riferimento. E poi prima le qualificazioni.
particolari che diciamo che se chiedi ai vari pro italiani come Lone Wolf così diciamo dei metodi, gli inglesi erano, giocavano un po' sporco da questo punto di vista prima, perché non ho capito inglesi. Bene, allora praticamente c'erano dei metodi per far indossavano la connessione all'avversario, che qualsiasi persona sia un compagno di FIFA da tanto tempo se lo confermo. Diciamo che fortunatamente andando avanti con gli anni col Full Champions i server sono migliorati, cioè, secondo me tutti possiamo diventare forti, cioè io parto da questo presupposto. Bisogna essere anche un po' portati, però comunque dai, cioè, c'è un po' di talento iniziale ci vuole, dai. Cioè io ti posso dire che chiunque mi conosce, tra gli amici in comune che abbiamo io ed Elio, ce ne sono parecchi, mi dice io ero scarso a giocare a FIFA, io dico mo tra essere scarso e far 30 regolarmente. Vabbè, io penso che quelli che giocano a questo livello, per dire scarsi intendono 25-28 vittorie, no, per quella fascia là, gente che non sta al mio livello, gente che io 15 volte più bravo, adesso mi dice Joshua guarda che tu quando giocherai a FIFA 10-15-12 eri scarso. Vabbè, poi magari cambia pure dalla versione di FIFA, ma non secondo so. Me se ti impegni, se magari ovvio non tutti diciamo 700 euro da shoppare, è ovvio, quello purtroppo è personale proprio, no, o magari ce l'hai e preferisci non spenderli, no io ti disso io ti disso tu sai quanto spendo, abbiamo speso più o meno lo so di... appunto ti stai dissando da solo, ok. E praticamente, cioè secondo me con l'impegno, se tu domani ti svegli ogni mattina voglio diventare un giocatore competitivo, un anno non è che da fa oro 1 fai fuori classe 1, però con l'impegno ci arrivi, cioè io l'anno scorso il weekend league ho fatto 29 a giugno, quest'anno ho fatto 35 con tanti rimpianti, quindi secondo me vabbè, però serve soprattutto allenamento contro i migliori, cioè visto che già giochi tantissime partite contro Elio, magari quello pure t'aiuta, no? Sì, anche se perdi, però la weekend league come ha detto Elio è un discorso a parte, perdi poi perde pure col bronzo 3 di turno, perché cioè io non penso che Elio sulle sconfitte che fai fa sempre contro i fuori classe, cioè magari perde uno, va a fatto argento 1, no, quello non credo, dai, io penso che il più scarso che ha perso sarà stato oro 1, dai, oro 3 addirittura, no, questa settimana oro 4. Io vi saluto, dissatemi ovviamente ora che me ne vado, perché no vabbè mo vediamo che te ne vai tu, salutiamo, finiamo anche, dai, facciamo i saluti, dai Giorgio, sì, facciamo i saluti, devo andare pure io. Allora vi ringrazio per questa bellissima ma anche lunghissima chiacchierata, molto interessante, credo di aver imparato un sacco di cose, anche se non riuscirò mai a metterle in pratica tutte queste cose che ho imparato, però magari qualcuno del nostro pubblico potrà prendere spunto, e quindi ringrazio prima voi Elio e Josh, bella, grazie, speriamo di rivederci presto, perché non può ricapitare un'altra occasione del genere, magari con tante altre chicche, speriamo io la prossima volta in top 100, perché no, adesso hai detto che sta in costante miglioramento, ci aspettiamo almeno un 37, quello sì, speriamo, ci stanno anche le classifiche europee, ci accontentiamo di quella, non devi fare per forza la top 100 mondiale. Ora ti inizierò a seguire con molto interesse e magari, perché no, quando mi arriverà l'ultra fibra farò un'amichevole con tutti voi per vedere come siamo messi. Saluto voi Alessandro 96, Ale Amelimeter 94, bella ragazzi, ci vediamo domani, vediamo un po' come sarà la top 100 del venerdì, ma di solito non troviamo non molte cose interessanti, vediamo, se no facciamo qualche straniero, dai, vediamo. Ci sta, che è interessante. No, sono interessanti. Cioè. Ho visto che una delle partite più viste è anche quella là di Thiago 99. Magari è interessante vedere anche i top player mondiali come se la cavano. Intanto vi risaluto ancora e ci vediamo la prossima volta. Ciao ragazzi. Bella. Ciao.